Un uomo felice è troppo soddisfatto del presente per pensare troppo al futuro. Ho deciso questo per il nostro futuro. Cercherò subito un impiego, anche modesto. Le ambizioni scientifiche e la vanità non mi impediranno di accettare anche il lavoro più subordinato che ci sia. Conosco ormai l'incostanza di tutti i rapporti umani e ho imparato a isolarmi dal freddo e dal caldo in modo da garantirmi comunque un buon equilibrio termico. Ecco, una nuova applicazione della teoria della relatività. In Germania oggi mi considerano uno scienziato tedesco e in Inghilterra un ebreo svizzero. Se un domani diventassi un'invisa bête noire, succederebbe il contrario. E sarei un ebreo svizzero per i tedeschi e uno scienziato tedesco per gli inglesi. Con la fama divento sempre più stupido, un fenomeno che ovviamente è molto comune. Lascia che ti dica che aspetto volto pallido, capelli lunghi e un accenno di pancia. Inoltre ho un'andatura goffa, un sigaro in bocca e una penna in tasca o in mano. Ma gambe storte e bitorzoli egli non ne ha. E quindi è piuttosto bello. Non ha neanche peli sulle mani, come spesso hanno gli uomini brutti. Quindi è davvero un peccato che tu non mi abbia visto. Proprio come nella leggenda dell'uomo che tramutava in oro tutto ciò che toccava, con me tutto si tramuta in un gran baccano sulla stampa. Personalmente ho provato il piacere più grande a contatto con le opere d'arte. Mi danno una felicità che non riesco a trovare altrove. Trovo ingiusto e addirittura di cattivo gusto che alcuni individui vengano prescelti per un'ammirazione sconfinata e che si attribuisca alla loro mente o al loro temperamento dei poteri sovrumani. È toccato a me. È il contrasto tra quello che l'opinione pubblica pensa delle mie capacità e dei miei successi e la realtà. È semplicemente grottesco. Per punirmi del mio disprezzo per l'autorità, il destino ha fatto di me un'autorità. Faccio il modello per gli artisti. La ricchezza e la felicità non mi sono mai apparsi come la meta assoluta. Sarebbe una morale che definirei un ideale da porcile. Gli ideali che hanno illuminato la mia strada e mi hanno sempre dato il coraggio di affrontare la vita con allegria sono stati gli affetti, la bellezza e la verità. Sono proprio un viaggiatore solitario. Mai mi sono sentito appartenere né alla patria né agli amici e neppure ai parenti più stretti. Anzi, di fronte a questi legami ho sempre avuto la sensazione netta di essere un estraneo e ho sempre provato il bisogno della solitudine. 100 volte al giorno mi viene in mente che la vita interiore ed esteriore dipende dalle fatiche dei contemporanei e da quelle dei loro predecessori e io devo sforzarmi di ricambiare in egual misura ciò che ho ricevuto e ancora ricevo. Per uno scherzo del destino, i miei simili mi hanno fatto oggetto di un'ammirazione e di un rispetto spropositati, senza che io ne abbia né colpa né merito. Il professor Einstein la prega di tenersi le sue opere, proprio come se egli fosse già morto. Nella vita quotidiana sono il classico solitario,
ma la consapevolezza di appartenere alla comunità invisibile di quelli che lottano per la verità, per la bellezza e per la giustizia, mi hanno risparmiato ogni sensazione di isolamento. Anche se cerco di avere un pensiero universale, sono europeo per istinto e per inclinazione. Mi coprono di elogi finché non do fastidio, ma passano subito le offese e le calunnie pur di difendere i propri interessi. Mi sono acclimatato benissimo qui, me ne sto come un orso nella tana. Mai nella mia vita avventurosa mi sono sentito tanto a casa mia. La mia orsaggine si è acuita dopo la morte della mia compagna, che era legata più di me agli altri esseri umani. Non riuscirei a vivere se non avessi il mio lavoro. Per fortuna sono già vecchio. E non credo che mi aspetti un lungo futuro. Come mai? Nessuno mi capisce e tutti mi amano. Non mi preoccupo mai del futuro. Arriva sempre abbastanza presto. E chiedo scuse per il fatto di appartenere ancora al regno dei vivi. A questo tuttavia ci sarà un rimedio. Hanno pubblicato sul mio conto palate di menzogne sfacciate, eppure semplici invenzioni. Se ci avessi fatto caso, sarei nella tomba, già da un pezzo. Il mio lavoro scientifico è motivato dal desiderio irresistibile di capire i segreti della natura e da nessun altro sentimento. Il mio amore per la giustizia e la lotta per contribuire al miglioramento della condizione umana sono totalmente distinti dai miei interessi scientifici. Non ho particolari talenti, sono soltanto appassionatamente curioso. È strano essere così noto, eppure così solo. Ma sta di fatto che questo tipo di popolarità costringe la vittima in una posizione difensiva che conduce all'isolamento. Per tutta la vita mi sono occupato di questioni oggettive, quindi mi mancano la predisposizione naturale e l'esperienza per occuparmi come si deve della gente e per rivestire un incarico ufficiale. Nel passato non mi sfiorava mai il pensiero che ogni mia battuta sarebbe stata raccolta e registrata, altrimenti mi sarei ritirato ancora di più nel mio guscio. Sulla mia persona si raccontano ogni genere di frottole e circolano innumerevoli favole ben congegnate. Perciò apprezzo e rispetto la sincerità. Non sono il tipo snob o l'esibizionista per il quale mi ha preso e oltretutto non ho niente di valido da dire, di interesse immediato, al contrario di quanto lei sembra credere. È curioso, se non addirittura stravagante, che con la sua conoscenza superficiale dell'argomento lei abbia tanta fiducia nel proprio giudizio. Mi rincresce, ma non ho tempo da perdere con i dilettanti. Se tornassi giovane e dovessi decidere come guadagnarmi la vita, non cercherei di diventare uno scienziato, uno studioso o un insegnante. Sceglierai piuttosto di fare l'idraulico o lo straccivendolo, nella speranza di trovare un minimo di indipendenza, quel poco che nelle attuali circostanze è ancora possibile. Era soltanto in matematica e in fisica che, studiando da me, ero molto avanti rispetto al programma scolastico, e anche in filosofia, per quello che c'entrava con il programma. Mi basta meravigliarmi davanti ai segreti della natura. Frecce di odio sono state scagliate anche contro di me, ma non mi hanno mai colpito, perché in un certo senso facevano parte di un altro mondo,
con il quale non ho alcun rapporto. In matematica non avevo abbastanza intuito da distinguere chiaramente l'essenziale dall'erudizione di cui si può anche fare a meno. Inoltre, il mio interesse per lo studio della natura era senz'altro prevalente. In questo campo ho imparato presto a fiutare quello che poteva portare i principi fondamentali e a trascurare la moltitudine di nozioni che intasano la mente e la distolgono dall'essenziale. Per non farsi corrompere dalle lodi, bisogna continuare a lavorare. Non c'è altro modo. Dio mi ha dato la cocciutaggine di un mulo e il fiuto di un buon segugio. Quando ero giovane, dalla vita non chiedevo altro che di lavorare tranquillo nel mio angolino, senza che nessuno mi facesse caso. E ora guardate invece cosa mi è successo. Quando rifletto su di me e sui miei metodi intellettuali, mi sembra quasi che il dono della fantasia mi sia servito più della capacità di impadronirmi della conoscenza assoluta. Non ho mai tratto insegnamenti morali dal mio lavoro scientifico.